Fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Siamo arrivati alla prima domenica di Quaresima. Appunto, da mercoledì delle ceneri abbiamo iniziato questo itinerario quaresimale che ci porta alla Pasqua di risurrezione. Quindi davanti a noi abbiamo un tempo più o meno lungo per recuperare la nostra preghiera e per digiunare, cioè sgomberare dalla nostra vita tutte quelle cose che ci impediscono di camminare un pochino più svegli verso il Signore. E poi siamo invitati a praticare la solidarietà fraterna, cioè pensando agli altri, in modo particolare a tutte quelle persone più bisognose. Il Vangelo di oggi, nella sua essenzialità, ci offre tre elementi su cui possiamo riflettere. Il primo elemento lo troviamo su quel versetto che ci dice che Gesù nel deserto stava con le bestie selvatiche. Allora, queste bestie selvatiche non facevano niente a Gesù, anzi, gli facevano compagnia. Allora possiamo essere convinti oggi che Gesù vuole dominare tutte quelle bestie selvatiche che ci invadono nella nostra vita. O possiamo pensare alla gelosia, possiamo pensare all'invidia, possiamo pensare a tutti quei vizi che ci bloccano nella nostra vita. Allora abbiamo il tempo di Quaresima a disposizione per sgomberare dalla nostra vita, da tutta questa presenza bestiale che Gesù vuole veramente dominare con tutta la sua forza. Allora, ognuno, fratelli e sorelle, pensi alle sue bestie e si convinca anche perché Gesù vuole dominare tutte queste bestie che ci invadono nella nostra vita. Il Vangelo continua dicendo: e gli angeli lo servivano. Fratelli e sorelle, anche noi abbiamo la presenza angelica che ci accompagna. Abbiamo gli angeli custodi che il Signore ha messo a nostra disposizione e spiritualmente questi angeli davvero ci servono e ci offrono anche la possibilità di prendere dei buoni propositi nella nostra vita. Spesso non li manteniamo, la Santa Quaresima ci è dato adesso per recuperare quei buoni propositi che forse abbiamo lasciato sospesi da qualche parte. Allora la presenza angelica ci accompagna e poi, questa è la terza cosa che impariamo da questo Vangelo, e poi possiamo compiere la nostra missione. Gesù predicava dicendo: il tempo è compiuto, il tempo è compiuto, credete, convertitevi e credete nel Vangelo. Allora, ognuno di noi ha una missione che il Signore gli affida. Ognuno pensi seriamente a questa missione e cerchi di compierla con determinazione, e soprattutto questa missione che il Signore ci affida è un'occasione per santificarci. Allora, ovunque tu stia, prendi la tua missione, usa la missione per santificarti, per credere e per tornare al Signore con tutto il cuore. Allora, fratelli e sorelle, camminiamo un pochino insieme, veramente recuperando la preghiera, sapendo che Gesù ha vinto e anche vuole dominare tutte quelle presenze brutte che ci abitano, e poi gli angeli che Dio mette a nostra disposizione senz'altro ci servono, e poi così liberi possiamo compiere la nostra missione. Buona Quaresima sia davvero un tempo che tutti possiamo usare per effettuare il nostro ritorno a Dio. Allora, come ogni domenica, andate e trovate il Vangelo di oggi secondo Marco, capitolo 1, dal versetto 12 a 15. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica a tutti.